Una squadra a caccia della prima vittoria in casa in campionato, l'altra per il primo successo assoluto in questa serie di 2022-2023. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta con le immagini di Francesca Assini dallo stadio di Sarranas di Tertenia per il racconto dell'anticipo della quarta giornata del girone G di Serie D. Costa Orientale Sarda, Sarabusso gli Astri in campo contro l'Atletico Uri nel tentativo di intervento su Ladu che ha spazio per il tiro col mancino. Palla che non trova lo specchio della porta per un'eventuale promozione in Serie C. Attenzione all'errore della difesa dell'Atletico Uri, Mancoso porta vuota il salvataggio, poi Nurki! Blocca la partita in Costa Orientale Sarda sull'errore dell'Atletico Uri, punisce il capitano Sergio Nurki e 1-0. Può provare ad andare da Manca, porta ancora il pallone, cerca il taglio di Mancosu, palla che passa, Mancosu spara alle stelle il possibile 2-0. Manca lascia sfilare il pallone come se non ci fosse Loru da quelle parti, poi palla dentro e buona per il tiro al volo di Luigi Scani. Parità a Tertenia con il gol di Scanu per l'Atletico Uri, 1-1 al 27esimo minuto. Fadda, stavolta il cross lo può mettere con il suo piede mancino, ma c'è Garau che prova a chiudergli lo spazio. Buona chiusura di Garau, lo mette con il destro, allora rischia di diventare un tiro in porta. Gran riflesso di De Luca che salva. De Montis trova Floris che la alza per Manca in area di rigore. Manca cerca la botta col mancino, altro diagonale impreciso, stavolta ci ha provato Manca senza trovare lo specchio della porta. De Montis pensa al tiro in porta, palla alta sopra la traversa, poi con le mani Manca va da Nurki in area di rigore, la deve proteggere, è arrivato Fadda, poi Manca, palla buona per Manco sulla parata di Azzeni. Fadda va lungo con le mani, attenzione al colpo di testa di Zanoni che rischia di favorire Aloia, cerca la sponda di Paolo Murato, ancora il tiro e il gol di Lorenzo Loru, ribalta la sfida l'Atletico Uri con il tiro di Loru dalla distanza. 14 con Mereu che prova a mettere in posizione, poi il colpo al volo, la traversa non è entrata, ha cercato la rovesciata Aloia. Mancosu di testa, palla ancora buona, altro colpo di testa di Mancosu, Nurki, il tentativo di Piroddi sul fondo. Cadao, lancio per Mancosu di testa alla ricerca di Piroddi, attenzione a Nurki, limite dell'aria, Nurki sul fondo. Era l'ultima occasione questa per il Costa Orientale Sarda, finisce così la sfida, l'Atletico Uri conquista la prima vittoria in campionato, batte nel derby la formazione di Francesco Loi 2-1 con le reti segnate da Scanu e Loru per ribaltare il momentaneo vantaggio nel corso del primo tempo segnato da Nurki.